c'è questo mito del Barolo? C'è il mito del Barolo perché credo che il Barolo, che poi è Nebbiolo invecchiato, è invecchiato sufficientemente, è degnamente. Poi sarebbe meglio dire affinato e non invecchiato, perché quello che si fa nel legno è l'affinamento, anche in bottiglia. Perché è uno dei pochi vini, il Nebbiolo come vitigno e il Barolo come vino, che con l'invecchiamento, con l'affinamento, viene più nobile. Nel senso che non sono tanti questi vitigni o vini nel mondo che danno dei vini nobili, che con l'invecchiamento danno dei vini nobili. E sono pochi, sono 5 o 6, 4 o 5. E più nobili nel senso che acquisiscono dei profumi e dei gusti nobili. Nel senso che anche di colore, a me piace molto il colore del Barolo, il vero colore del Barolo, no? Che è rosso rubino con l'invecchiamento, che prende dei riflessi aranciati. E il bouquet significa una complessità di profumi, detta alla francese bouquet, ma è una complessità di profumi e poi anche una complessità di gusti che sono legati a delle sostanze che si creano con l'invecchiamento, che sono gli eteri, gli esteri volatili, che si creano con l'affinamento e rendono e fanno la differenza tra un vino che invecchiando non migliora o altrimenti non dà questo valore aggiunto, e invece quelli che invecchiando acquisiscono questa varietà e singolarità di profumi e di gusti che li hanno resi famosi. Quindi la mano dell'artigiano è fondamentale. Ma io penso che conti di più la materia prima, cioè il vitigno, il tipo di vitigno, perché ci sono anche altri vitigni che sono coltivati molto bene dall'uomo e sono, come dire, storici, sono anche che dichiarano un'identità di territorio, ma però non fanno questa differenza. Il Nebbiolo è uno di questi. L'uomo ci mette, ma non più di tanto. L'uomo deve essere abile ad accompagnare, non è protagonista. Ma io credo che per fare qualsiasi cosa che faccia la differenza e che si elevi dalla media, l'intervento dell'uomo è importante, ma non è essenziale. È vero che ci sono territori che esprimono già di per sé un'identità di prodotti, una unicità di prodotti, però l'uomo è un interprete, deve essere un interprete del territorio e anche del prodotto. Il terreno? Il terreno, il Nebbiolo, pensiamo che nell'Ottocento era il vitigno più diffuso in Piemonte. C'erano Nebbioli dal nord al sud del Piemonte, anche in Val d'Aosta, perché il Gattinara, il Gemme, il Bocca sono tutti Nebbioli. Però a seconda dei territori, che differenza c'è tra questi vini? Tra questi vini, il Barolo e il Barbaresco. È questione di terreno ed è questione di clima, di microclima, diciamo. Il terreno in questa zona qua è un terreno sedimentario di origine marina. Sono le marne, delle marne sedimentarie di origine marina, che a seconda del ramo collinare hanno una differenza abbastanza, diciamo, visibile, ecco. Perché ce ne sono dei rami collinari che sono più silicei, altri che sono più argillosi, le marne possono essere più compatte, meno compatte, più sciolte, meno sciolte. Sono terreni che non hanno scheletro, nel senso che non hanno pietre. Non sono pietrose come altri terreni che ci sono in giro per l'Italia o altrimenti nella Borgogna, per dire. Sono terreni senza pietre. E poi l'esposizione. Naturalmente l'esposizione è essenziale, perché il Nebbiolo è un vitigno difficile perché matura tardivamente,
probabilmente si chiama nebbiolo, forse appunto perché si matura con le nebbie dell'autunno, o forse anche perché l'acino è coperto di una sostanza che si chiama pruina, che è una sostanza grassa, una cera che la difende dall'umidità autunnale, dalle piogge e dall'umidità autunnale. E naturalmente, se come un vitigno tardivo, il nebbiolo deve maturare bene, e questo avviene in posizioni ben esposte, soleggiate, con scarse correnti d'aria fredda che raffreddano il terreno. È vero che deve stare a sud? Certo, dovrebbe stare a sud. Purtroppo l'avidità umana l'ha messo anche in terreni non così vocati, in posizioni non così vocate.